Eccoci e bentornati sul mio canale. Nuovo video di news su GTA 6. Come sempre, prima di iniziare vi ricordo di lasciare un bel mi piace per supportare il mio video, il mio canale YouTube, e se siete nuovi correte subito ad iscrivervi per non perdere nessuna notizia sul mondo di GTA. In questi giorni, ragazzi, da quando ho iniziato a portare video news e video rumor su GTA 6, mi state riempendo di domande sul nuovo capitolo della Rockstar Games, che a quanto pare dovrebbe uscire fra il 2018 e il 2020. Tornerò con un corposo video news e video rumor nei prossimi giorni, perché sto rastrellando tantissime informazioni per voi. Perché oggi torniamo a parlare di GTA 6? Perché tantissimi nei commenti, ma soprattutto tramite messaggi privati e nei vari social network, mi avete linkato un'immagine che sta girando da alcuni mesi in rete, che sembrerebbe essere la prima immagine, il primo artwork di GTA 6. La possiamo vedere ed è una gnocca da paura. Guardate che bel sedere, ragazzi, per non dire altro, una gran bellissima gnocca, ragazzi, veramente devastante. E in tantissimi riportano come essere questa la prima immagine, il primo artwork di GTA 6, perché non sarebbe la prima volta che vengono mostrate immagini ed artwork così belle, cariche di adrenalina e sensuali di ragazzi sui capitoli di GTA. Andando ad analizzare queste immagini e sentendo i miei vari amici, le mie varie fonti e quant'altro, sono riuscito a scoprire che questa immagine è un fake, quindi praticamente questa non si può abbinare al discorso di GTA 6, non c'entra praticamente nulla. Vi spiego e vi faccio vedere anche il perché. L'immagine arriva dal profilo di un grafico del nome di Tuonen Drotzen sul suo profilo, sulla sua pagina di DeviantArt. Per chi non lo conoscesse, DeviantArt è un bellissimo sito dove trovano posto i più bravi grafici e tutti coloro che si dilettano con programmi di grafica. Questa immagine prende il nome di Candice ed è una GTA style basata su GTA 5, quindi non ha nulla a che fare con GTA 6. Così finalmente sono riuscito a rispondere a questa domanda che mi avete fatto in questi giorni, e se questa immagine quindi si poteva avvicinare a GTA 6. Non c'entra praticamente nulla, è solamente un artwork che ha creato questo utente sulla base di GTA 5, e sembrerebbe anche da altre fonti che è una specie di renderizzazione in versione cartunesca di proprio un'immagine che gira in rete di una ragazza che avrebbe proprio questo gran bel fisico e questo gran bel fondo schiena. Ovviamente, se avete altre domande su GTA 6, tornerò con un video dedicato con tutte le informazioni, dettagli e quant'altro, e preparatevi al mega video news che sto preparando e che arriverà in questi giorni con tutte le ultime indiscrezioni sul prossimo capitolo della saga della Rockstar Games. Rimanete quindi costantemente aggiornati sul mio canale YouTube per tutte le ultimissime notizie del mondo di GTA. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi sul mio canale e mettete un bel mi piace sul mio video, e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video, sempre qui, sempre sul mio canale.